Io vorrei spendere due parole a proposito dei rave party, perché a Modena, insomma, è successo un rave di Halloween, come tanti altri che sono successi in Italia, che hanno organizzato, non che sono successi perché sono successi, hanno organizzato a Modena il cosiddetto rave di Halloween. La polizia, grazie anche al nuovo governo, li ha fatti sgomberare. Ma nascono spontanee una serie di riflessioni, a mio parere anche fuori luogo, a proposito di questi eventi. Io leggevo anche i commenti su YouTube delle varie dirette che alcune testate tipiche giornalistiche che avevano appunto la diretta sul canale di YouTube, e c'erano i commenti della chat, veramente alcuni molto approssimativi, mandate da casa questi drogati, barboni. Oppure gente che invece li difendeva, ma sempre con motivazioni abbastanza approssimative. C'è da fare un punto su quello che è il rave party, cioè il rave party è una festa tipo discoteca completamente illegale, perché sono organizzate con un tam-tam tramite Telegram piuttosto che altri passaparola vari, dove c'è la droga, dove la musica è a un ritmo, un BPM molto elevato, e dove ci sono dei ragazzi spesso un po' pancabestia, cioè vestiti in qualche modo, che vivono lì in mezzo alla terra con dei camper in cui devono dormire, organizzano delle tende, delle tendopoli. Insomma, la situazione è questa: illegale, quindi in un posto più o meno sperduto, dove degli organizzatori portano questi apparati audio a tantissimi watt, i giovani arrivano per le date che vengono appunto impostate come date di questo festival, abusivo ovviamente, e si dà inizio alla festa. Allora, il rave party è sì una festa techno, dove di solito i partecipanti sono i pancabestia, e dove c'è la musica BPM, ci sono i tendopoli, quello che vuoi, ma poco cambia rispetto a un festival cosiddetto legale. Cioè, se uno va al Tomorrowland, che forse è il festival più famoso, paga un biglietto disumano. Fuori dal festival ci sono le tendopoli, i ragazzi bevono e spesso si drogano. Non sono pancabestia, ma sono persone, diciamo, tra virgolette, normali. E comunque la cosa è uguale, cioè i volumi sono altissimi, e ci sono i DJ piuttosto che i musicisti veri, ci sono i balli, quindi vabbè, sicuramente quello abusivo è tutto un po' tipo Festival della Salsiccia, contrariamente a un Tomorrowland ha degli spettacoli straordinari. Ma detto questo, il punto è che chi va a rave party appoggia uno stile di vita più che la festa techno di per sé. Ciò significa che lo stile di vita è quello dove tu prendi una consumazione, cioè una birra al banchettino che te la vendono a 1 euro, 1,50 euro contro i 6 euro magari del festival, dove non, del festival importante, o contro gli 8 euro della discoteca, per esempio, dove non paghi il biglietto d'ingresso, dove tutti sono ammessi e non c'è selezione all'ingresso. Ecco, queste sono cose importanti che nessuno mai nomina. Quindi è vero, da un lato c'è il non rispetto della legge che andrebbe dichiarato, cioè comunque andrebbe un attimino evidenziato che questa cosa non è legale. Però da un altro lato c'è un modo di vivere che a mio parere è anche giusto. E faccio un altro esempio, perché io ho militato a Milano per alcune cose illegali, cioè l'occupazione di palazzi è stato completamente di abbandono a favore dei senza tetto. A Milano ci sono più di 20.000 senza tetto, barboni,
che non hanno un posto dove andare a dormire. Io sono a favore a quelli che prendono il piede di porco, entrano, lo rendono di nuovo agibile in qualche modo, contro tutti i criteri di sicurezza ovviamente, però di fatto si ottiene una soluzione socialmente utile per chi ne ha davvero bisogno. Allora io questo voglio dire, perché anche fare la festa non deve essere un'elite di chi va nelle discoteche, nei festival super costosi, deve essere una cosa per tutti, tutti devono avere il diritto di festeggiare. Visto in quest'ottica, il rave è qualcosa che merita tutto il nostro appoggio in quest'ottica. Però molta gente si limita a dire ok, sono tutti drogati, ok, li comprano la droga, si fanno le pastiglie, di fatto non so quello che si fanno. Ma questo avviene dappertutto, avviene nelle discoteche, uno va in Corso Como a Milano, a me ormai un po' di anni non ci sono più, però fino a che ero a Milano, andavi la sera, vedevi tantissimi spacciatori di più delle volte di colore che facevano le belle statuine, si avvicinava a qualcuno, gli passavano la busta e tutti fatti di cocaina. E allora dov'è la differenza? La differenza è nel non volere uno stile di vita diversa, nelle persone che non vogliono che quei giovani, vestiti in un modo che a loro non piace, ci siano. Cioè è un'intolleranza sociale. Ebbene io dico che quei giovani lì a me non danno nessun fastidio. Mi potrebbe dare fastidio se lasciassero il luogo sporco, se si picchiassero chi non c'entra niente, o scippassero le vecchiette, se queste cose qua, ma non lo fanno. Sono persone che vanno a ballare un po' a modo loro, a me fastidio non lo fanno. Anzi, da DJ mi piacerebbe pure andarci a suonare in questi posti. E davvero, io vorrei evidenziare il fatto che tutti i nostri ragionamenti spesso non sono dettati da un ragionamento logico più o meno credibile, ma sono dettate da un'intolleranza nei confronti di persone che non ci piacciono, che non si vestono bene, che si vestono un po' in modo pancabestia o come si dice post-apocalittico, che magari si drogano. Questo non ci piace e li vogliamo giudicare per questo, giudicando una festa a cui loro vanno. E questo non è giusto. Allora, se trovassimo degli spazi pubblici invece da adibire ai rave party, io sarei ben contento dargli anche la legalità, cioè organizzino il loro evento, magari paghino anche la SIAE, perché poi il DJ si sa come funziona, in un luogo che gli danno i comuni. Perché a me non danno nessun fastidio, la musica a tutto volume di solito la fanno fuori dalle città, fuori dai centri abitati, non disturbano le persone, sono dei giovani che si divertono e che hanno tutto il diritto di farlo, come quelli un po' tutti incravattati o perlomeno, come si dice, pettinati, che vanno alle discoteche e spendono 100 euro, se non di più, per potersi divertire appunto nella movida. Ma non è così che funziona. C'è gente che l'ha pensata diversa e l'ha fatta e ha tutto il mio appoggio. Poi vogliamo dire, parliamo della droga, parliamo solo della droga. Ma il rave e la droga non c'entrano niente. Cioè, sono due cose dove c'è la droga, come c'è nella movida, come c'è per strada, perché ci sono anche i tossici che si fanno per strada, e è un problema questo, vabbè. Certo, però il rave è una festa.